ragazzi, ci tornati. C'è ancora, ti prendo di lì, c'è. Merda, bentornati ragazzi su questo motovlog. Prima di partire con l'argomento di oggi vorrei dirvi alcune cose molto importanti. Prima di tutto, questo sabato andrò a fare un giro con un mio amico e un mio iscritto al Monte Corno. Quindi chi è nei dintorni di Vicenza venga sul gruppo Telegram, o comunque se voi avete una moto entrate sul mio gruppo Telegram, là potete chiedere consigli, scrivermi senza problemi ragazzi, ci mettiamo d'accordo e andiamo insieme a farci dei giri. Avrà la Cagiva Mito, quindi mamma mia, non vedo l'ora. Argomento di oggi, il mondo 50. Sì, perché cosa è successo? Sul gruppo Telegram, vabbè, mi scrivono: conviene farsi un 50 oppure aspettare e farsi il 125? Oppure cosa ne pensi in generale dei 50? Beh, ragazzi, ora vi chiarisco subito bene l'idea. Partiamo dal presupposto che un 50 originale lo si usa solo perché dovete spostarvi, cioè se voi avete 14 anni e avete intenzione di spostarvi, andare in giro di qua, di là, allora ovviamente fatevi il 50, ma tenete l'originale, per carità, e se poi ve lo pocciate non è mai finita di andarci dietro. E poi volevo dirvi, un 50 io lo preferisco scooter che a marce, sono veramente sincero su questo. Un 50 io mi vedo solo, onestamente, uno scooter, una moto, bisogna sempre cambiare marcia, ragazzi, vanno agli 80 all'ora, hanno 6 marce, fatevi un po' voi il conto, ogni quanti chilometri orari devono cambiare marcia, ma vabbè, tralasciamo questo discorso. Quindi, secondo il mio punto di vista, un 50, e sto parlando di 50 non elaborati, deve essere principalmente scooter, perché è usato per andare in giro se avete bisogno, se avete necessità di spostarvi, magari se andate sempre all'allenamento a calcio di qua, di là, a scuola, vi consiglio un 50. Poi ragazzi, passiamo a un altro argomento molto discusso. Se si inizia a elaborare, qui a mio parere è meglio una moto a marce, perché si può tenere giù di giri. Uno scooter ovviamente deve sempre stare alto coi giri se volete andare avanti. Quindi io sarei molto più felice, fate conto, di pocciarmi un HM50, di mettergli su un bel TPR, ma invece non di modificare uno scooter, perché ho avuto esperienze sia mie che ho pocciato ciao, sia di miei amici, non per niente felici, ma non di pochi miei amici, di moltissimi che hanno montato un Trophy 70, che un Trophy, cioè, non è un monofascia in alluminio, cioè no, non avete le prestazioni che potete avere con un TPR, nel senso, però in qualsiasi caso quegli scooter lì per cosa vanno usati? Per fare delle leve, per fare, vabbè, ma ci si diverte ragazzi, e non si può dire il contrario, ci si diverte andare via con una roba del genere. Poi il sound è una roba fantastica. È la stessa identica cosa per una moto ragazzi, cioè una moto con il 70 ha un sound spettacolare, e va bene ragazzi, consuma, non ci si può aspettare niente. Non aspettatevi di fare poco con un litro, farete, nel senso, non aspettatevi di consumare poco assolutamente, e non aspettatevi di non avere problemi, perché se voi elaborate un 50 dovete avere la testa per sapere che quel cinquantino, che non sarà più un cinquantino, no, non potete più andare sempre a collo senza problemi, dovete scaldarlo molto bene. Dovete, in statale dovete andare piano, perché se andate sempre forte vi si scalda e ci sono sempre problemi, ci sono problemi ragazzi. Non so in che marcia sono onestamente, però va su, miracolo. Aspetta che qua mi cavo su, osti. Sapete un po' ora il mio parere su un 50. Magari qualcuno potrebbe farmi questa domanda: tu ti prenderesti una moto o uno scooter? Io mi prenderei uno scooter. Sono sincero, io mi prenderei uno scooter e non lo elaborerei, perché io trovo veramente stupido spenderci dietro migliaia di euro per elaborarlo, perché ho un mio amico che ha speso tanti di quei soldi e poi l'ha rivenduto perché ora si deve prendere un Duke.
cioè l'ha rivenduto a niente, a niente, con tutto quello che ci ha speso. Perché alla fine, ragazzi, lo scooter si ha voglia di averlo quando si ha 14 anni, perché si dice: posso andare in giro, posso fare quello che voglio per la prima volta, non siete in bici, non fate fatica, avete uno scooter. E questo, ragazzi, su cui io vorrei farvi riflettere. Io ho, sempre citando dei miei amici, ho un mio amico che a 14 anni si è fatto, vabbè, il foglio rosa, sì, foglio rosa, il patentino, si è preso uno scooter a iniezione e va, cioè uno scooter 50 a iniezione due tempi, gli batte tutti gli altri due tempi a carburatore, oltre a non avere problemi di ricarburare sempre, ma comunque ha un'erogazione sempre costante, è ottimo quello scooter, è ottimo. Madonna sta curva qua, Madonna, quest'estate qua si viene a piegare. Madonna, appena mi compro le altre gomme, vi prometto, ci metteremo qua, ci piazzeremo con la telecamera e lì ci divertiremo assai. Un'altra cosa, vorrei salutare e ringraziare Luca, un altro youtuber, se non sapete chi è, se non lo conoscete andate subito a seguirlo, ha un HM con il 38, ha fatto un video sul raduno di Iannone, finalmente un po' di gente lo conosce, un po', mi ha superato di più di 1000 iscritti, e comunque voglio farti i complimenti, quindi sempre più in su, mi raccomando Luca. Io stavo pensando di prendermi delle manopole rosse domino con dei contrappesi belli rossi Nergal, però queste manopole, cioè, mi piacciono, ragazzi, non so cosa fare. È una scelta veramente difficile, quindi scrivetemi sotto nei commenti se cambiare manopole o tenere queste, prima di tutto. I contrappesi comunque voglio cambiarli perché mi fanno veramente schifo. Poi niente, non so cosa fare, dovrei aggiustare sta freccia, che ci farò comunque un video riguardo. Mamma mia, adesso bisogna frenare. Dopo 3 giorni... Oh merda! Oh merda! Un topo mi taglia la strada! Oh ragazzi, avete visto? C'è ancora, ti prego, dimmi che c'è! Merda, no così! Mannaggia, mannaggia! Non ci si può girare con una stradale! Non ci si può girare! Motardisti, beati voi che potete girarvi quando volete! Dove siamo adesso? Oh, 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 la curva, la curva, la curva! Volevo girarvi, pensavo che questa strada bastasse! No! No che non basta! No che non basta! Aspetta, madonna, che sto usando un po' troppo di freno motore! Cioè, non so se mi spiego. Quest'estate ci troviamo qua, ragazzi. Ci mettiamo lì. Mamma mia! Bellissimo! Non ci avevo mai fatto caso. Aspetta che qua vado giù per il campo. Bellissimo! Voilà, andrei volentieri a farlo, solo che dopo non so girarmi, cioè non ci si può girare. E quindi, peccato. Però avete visto anche voi che roba assurda. I miei amici tornanti. Come ha slittato! Come ha slittato! Mamma mia, come ha slittato! No, non ci credo. Oh, gli addobbi di Natale! Ora non ci faremo assolutamente la vacchetta, perché so già che sarà in Luama, come si dice qua da noi. Per chi non lo sapesse, in Luama vuol dire sporco zeppo di terra. Terra mischiato a acqua. Come sempre, ci vediamo in un prossimo motovlog. Grazie per i 2200 iscritti. Non finirò mai di ringraziarvi. Statemi bene e ciao a tutti. E per ringraziare i primi 51 membri del gruppo Telegram, ora è il momento dei saluti a tutti voi. Un saluto a Patrick, Alessandro, Rastro, Nico, il nostro The Orange Biker, Alessandro, Lucas, il boss Luca, Andrea, Gianmarco, Stefano, Davide, Nicola, Nicola, Ettore, Stefano, Jacopo, Gianni, Luis, Nicola, Marco, Federico, Volz, Ciccio Bombetta, Davo, Antonio, Matteo, Carlo, Better, Alessio, Cristian, Andrea, Samuele, Cristian, Marco, Nicola, Dani, Daniel, Lorenzo, M1K, Thomas, EasyF, Alessandro, Lorenzo, Salvo, Lorenzo, Matteo, Alessandro, Dez, Nico, Samuel, Lorenzo, Adriano. Vi ringrazio tutti, ragazzi, e ci risentiamo sul gruppo.